Buonasera agli ascoltatori, oggi un incontro a quattro con Federico Bordonaro, oggetto delle attenzioni e protagonista, e Giacomo Gabellini e Roberto Buffagni come interlocutori più o meno feroci, vedremo dallo sviluppo della discussione. Però una breve presentazione di Federico, perché bene, grazie Giuseppe, grazie a te Roberto e buonasera a tutti. Sono in realtà un lettore di Italia e il mondo da molti anni. Io mi sono occupato soprattutto di storia contemporanea e di storia del pensiero geopolitico e dopo aver studiato soprattutto le questioni relative alla sicurezza europea, alle dinamiche politiche inerenti alla sicurezza europea, intorno alla fine degli anni 2000 ho affrontato dal punto di vista storico e storiografico il pensiero geopolitico anglo-americano, questo per una per un interesse personale, ma anche perché, discutendo anche con alcuni docenti, sentivamo un po' la mancanza di un testo che affrontasse in maniera storica diciamo, le origini e gli sviluppi di questo pensiero per un pubblico italiano, anche perché nonostante la popolarità del termine geopolitica e nonostante siano andate poi emergendo varie pubblicazioni anche italofone, c'è da dire che non c'è molta letteratura tradotta, anche se è vero che sempre più studenti e studiosi hanno dimestichezza con le lingue straniere, tuttavia non è esattamente la stessa cosa. Quindi l'edizione poi del 2023 di cui parliamo oggi è una rivisitazione del testo con l'aggiunta di qualche capitolo, prima di tutto perché nel corso di questi 15 anni, quasi diciamo, dalla comparsa dalla pubblicazione della prima edizione, ci sono state ovviamente nuove opere di cui era giusto parlare, ma anche per aggiungere qualcosina in merito diciamo, all'aspetto poi applicativo del pensiero geopolitico, quindi alla geostrategia, in poche parole. E, per quanto mi riguarda, il mio interesse principale rimane quello europeo, da un punto di vista storico e strategico, quindi i rapporti anche tra Russia e NATO e le questioni a esse connesse. Ecco, tu sei autore dell'ultimo libro, la tua ultima fatica, La geopolitica anglosassone, no? Sì. E parto io con una domanda, poi spazio agli altri due. Può sembrare, diciamo, banale il perché hai scelto geopolitica anglosassone, no? Però tanto banale non lo è, se consideriamo in questi ultimi decenni, il peso che ha avuto la discussione sulla geopolitica in Europa, che tranne alcune eccezioni, tipo la Francia, ha avuto poco risalto, e che adesso sta avendo in realtà una esplosione, una ribalta, che però di fatto è molto rudimentale, proprio perché manca un retroterra solido di discussione, soprattutto autonomo, indipendente, nell'Europa continentale, no? Sì, sono d'accordo. Io direi che ci sono due problemi fondamentali.
Il primo è che lo statuto epistemologico della disciplina è incerto, nel senso che la geopolitica classica è stata vittima del proprio successo ottenuto tra la fine dell'Ottocento e la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché il pensiero geopolitico classico, sia tedesco, sia inglese, americano e in parte anche italiano, scuola meno conosciuta, era indubbiamente legato a stati e sistemi di potere che non si facevano certo, non nascondevano certo le proprie ambizioni territoriali, quando non apertamente imperialistiche. Allora, questo ovviamente ha un po' cacciato fuori la geopolitica dal novero delle scienze sociali accettabili. Il secondo problema però è che quando invece è stato sdoganato il termine, è stato ripreso lo studio e anche la divulgazione della disciplina, siccome lo si è fatto in modo da non ripetere alcuni schemi del passato, il risultato è stato però la diluizione graduale del termine fino ad abbracciare un po' di tutto, dalle relazioni internazionali in senso ampio, ad altri problemi che effettivamente sono molto lontani, da quello che la disciplina originariamente voleva affrontare. Quindi il fatto di proporre questo libro serviva anche per far capire come innanzitutto esista una scuola classica e una scuola neoclassica che è rimasta in piedi nell'anglosfera, in gran parte perché, come al solito, chi vince le guerre poi può anche permettersi di dire quello che va bene studiare e dire e quello che non va bene. E poi perché volevo un po' far capire come, al di là di questa connotazione a metà fra scienza sociale e consigliere del principe, la geopolitica però ha una sua validità euristica e apre spazi interessanti da un punto di vista analitico, teorico, e volevo anche illustrare come diverse scuole siano nate. Alcune le possiamo appunto annoverare come facenti parte del mondo neoclassico, della geopolitica anglosassone, altri invece nettamente critici e altri ancora che non sono né pienamente in linea con gli autori classici né però in linea con lo sviluppo della visione postmodernista della geopolitica critica, ma siano piuttosto invece un tentativo di riprendere l'arsenale teorico concettuale per riuscire a proporre un'analisi dei rapporti politico-strategici inscritti nello spazio. Quindi lo sforzo che dovremmo fare in questa conversazione, un po' quello che suggerisco, è quello di discutere, diciamo, della teoria, diciamo, però facendo un percorso parallelo con la cruda realtà geopolitica, senza addentrarci, diciamo, più di tanto, insomma, perché proprio per rendere palpabile la necessità, insomma, di anche questo lavoro culturale. Teorico. E chi dei due vuole lanciarsi? Roberto, vai. Volevo chiedere a Federico, faccio una domanda un po' strana. Se per miracolo ritornasse in vita Halford Mackinder, che è il fondatore della geopolitica anglosassone, come leggerebbe la situazione attuale? Che cosa cambierebbe o che cosa non cambierebbe della sua lettura del problema geopolitico fondamentale per gli anglosassoni? Io credo che quello che dovrebbe cambiare è, diciamo, la definizione di cuore del mondo, di heartland, nel senso che non esiste un solo heartland.
Esiste il heartland eurasiatico con le caratteristiche che sono proprio, che in parte sono conosciute, il cui diciamo, principale carattere è che si tratta di una, diciamo, di una sede continentale della potenza che poteva potenzialmente essere in mano a Berlino, ma molto più probabilmente a Mosca, e che effettivamente da questo punto di vista bisogna dire che Mackinder ci aveva azzeccato sul lungo periodo, è stata Mosca poi a diventare una superpotenza globale e essere la seconda grande potenza della guerra fredda. Però c'è il heartland nordamericano che Mackinder aveva sottovalutato. Ora, noi siamo in Europa, nell'Europa continentale, grazie alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, e poi anche alla vittoria, diciamo, occidentale, diciamo così, nella guerra fredda, noi siamo la periferia orientale del heartland nordamericano. Questo credo che sia la cosa che sia più sorprendente nel leggere Mackinder, che era di una lucidità impressionante, ma che non aveva capito quello che invece avevano capito altri autori meno conosciuti dell'epoca, fra cui soprattutto George Gracey, di cui io faccio qualche accenno nel libro, perché effettivamente esiste questa zona, che è quella nordamericana, che ha tutti i vantaggi geopolitici possibili, perché non solo è un'enorme massa terrestre, anche molto ben dotata dal punto di vista della fertilità e della varietà interna, ma soprattutto ha accesso a due enormi oceani interamente navigabili, il terzo, l'Artico, forse lo diventerà, ma insomma comunque basterebbero anche il Pacifico, l'Atlantico, e la potenza centrale del Nord America ha solamente due confini, con paesi, il Canada e il Messico, che anche se storicamente c'è stato anche il conflitto con i messicani, ma non possono aggredirle, non possono conquistarle. Quindi il concetto di zona nucleo particolarmente favorevole per chi la abita e che diventa più facile da difendere che non da attaccare dall'esterno, credo che la posizione degli Stati Uniti rimanga unica. Quello che invece Mackinder vedrebbe con, secondo me, con simpatia e con soddisfazione, magari anche narcisistica, è la constatazione che le potenze, diciamo così, marittime, diciamo quindi quelle la cui prosperità dipende eminentemente dal controllo dei traffici su mare, che siano questioni di spostamenti di truppe o spostamenti di merci o spostamenti di idee. Il mondo marittimo applica la linea strategica derivante dalle sue osservazioni, cioè cerca di impedire che le più importanti potenze continentali dell'Europa, dell'Eurasia e dell'Asia orientale formino un'alleanza stabile. Quindi sia l'allargamento della NATO, sia il tentativo di controllare i mari chiusi come il Mar Nero in particolare, ma anche il Mar Caspio, i rapporti commerciali di tipo strategico come quelli dell'energia, per esempio fra la Germania e la Russia, rimangono una, diciamo così, una sorta di fissazione strategica per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, nel tentativo sistematico di impedire che prenda forma una solida e stabile alleanza politico-economica e anche potenzialmente politico-strategica tra le varie componenti della grande massa eurasiatica. Da questo punto di vista io trovo che è particolarmente interessante rileggere i testi di 100 anni fa, soprattutto alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando si tentava da parte inglese di arginare la spinta verso ovest della rivoluzione bolscevica, perché da un punto di vista geografico, di geografia strategica,
quello che Curzon e lo stesso Mackinder cercarono di fare intorno al 1919-1920 fu proprio quello del cordon sanitaire, no? Del cordone sanitario per impedire diciamo, la spinta dei bolscevichi, che da un punto di vista strettamente geopolitico è sempre la spinta russa verso il Mar Nero, verso il Mar Baltico e addirittura verso l'Adriatico potenzialmente e forse anche verso il Mediterraneo orientale e meridionale. Ecco, quindi questo credo che gli piacerebbe e questo credo che sia però anche problematico, perché io ritengo che la geostrategia anglo-americana sia sorprendentemente diciamo, caratterizzata da continuità negli ultimi 6-7 decenni, in un modo però che mette in grave difficoltà paesi come la Germania, l'Italia, la Francia, però questo è molto molto delicato da dirsi, poi forse ne potremo poi parlare con prudenza tra un po'. Giacomo? Io volevo riflettere su una, invitare una riflessione su una cosa, cioè si dice che Napoleone abbia detto che la geografia è il destino dei popoli, si dice. Quindi una formulazione un po' così, Rigida. che ha un che di deterministico per Sì. l'appunto. E mi pare di vedere, questa è una mia opinione, poi non so, magari tu mi dirai la tua, che la geopolitica, come dicevi te, dal punto di vista epistemologico è problematica. Quindi dovrebbe essere più una chiave di lettura che una scienza propriamente detta per interpretare la realtà. Invece sembra che venga soprattutto quella di scuola mackinderiana, da una certa, dai paesi, particolarmente quelli insulari, venga declinata come mantra assoluto. E questo porta a una serie di un'interpretazione della realtà che porta poi a delle decisioni politiche un po' prevedibili e spesso che non tengono conto dell'evoluzione dei fatti in corso. Per cui da diversi decenni si assiste sempre all'applicazione di politiche rivolte sempre al medesimo obiettivo, a prescindere dalla realtà che si materializza in realtà sul campo. Non so se mi sono spiegato, sembra qualcosa che un eterno ritorno, a prescindere dalle condizioni congiunturali che si vengono a determinare di volta in volta, in Eurasia soprattutto. Sì, questa è una domanda di grande interesse, molto complessa, perché entrano in gioco più fattori, perché per esempio il problema della, diciamo, della traduzione geostrategica del mackinderismo dipende, da secondo me, da quello che la geopolitica francese chiama le rappresentazioni. Che sono l'elemento soggettivistico della geopolitica, che dipendono dalla prospettiva dalla quale si legge il mondo, questo senza cadere poi negli eccessi del soggettivismo e dell'antideterminismo. Però effettivamente quando Mackinder nel 19 scrive Ideali democratici, Democratic Ideals and Reality, no? Ideali democratici in realtà dedica un importante capitolo al punto di vista dell'uomo del mare contrapposto al punto di vista dell'uomo continentale. Questo si ricollega a quello che dicevi, nel senso che questo si fa cultura geopolitica nelle elite di quei paesi, in un modo che continua a informare la loro visione del mondo in un certo modo abbastanza rigido. Ecco, il determinismo dal punto di vista epistemologico, dal punto di vista scientifico, forse è un po' diverso. Qui però parliamo di una visione del mondo, quindi non tanto forse di una teoria nel senso proprio delle scienze sociali, ma di una metateoria, di una sorta di grande cornice interpretativa. Poi c'è un altro problema, però, che è ancora più interessante per gli storici, e qui se chi è all'ascolto ama, per esempio, confrontarsi con la biografia, questo è importante. Cioè, Mackinder faceva parte di gruppi abbastanza di elite, no?
nel mondo britannico. Ora, in quella temperie culturale, tra la fine dell'Ottocento e gli anni 20-30, come sapete, in Inghilterra vi era diciamo, la formazione di un, in Inghilterra e negli Stati Uniti, tra l'altro, era la formazione di un vero e proprio, di veri e propri gruppi di intellettuali influenti, di cui ha scritto un libro affascinantissimo, uno storico americano, si chiama Carroll Quigley. The Anglo-American Establishment. Esatto. Allora, nell'Anglo-American Establishment voi trovate anche Mackinder insieme a Milner, insieme a tutta la cerchia, poi da cui viene fuori anche la dichiarazione di Balfour, alcuni della società fabiana, eccetera. Perché dico questo? Perché oltre diciamo, alla visione del mondo dell'uomo marittimo, insulare, c'è anche il problema della visione del mondo da parte di elite che fanno parte dell'Anglo-American Establishment, che quindi concepiscono spesso in maniera, secondo me, molto pericolosa, direi escatologica, il compito della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Voi sapete che esistevano dei gruppi, per esempio, che identificavano addirittura la Gran Bretagna come il vero nuovo Israele, no? Quindi una sorta di elezione a popolo guida dell'umanità. Si possono fare tanti esempi: il white man's burden, no? Il fardello dell'uomo bianco. Ecco, quella temperie culturale lì si è trasmessa in un modo molto interessante, perché è vero che sembrerebbe appannaggio solo di un certo conservatorismo liberale vecchio stile, in realtà è stato fatto proprio anche dai progressisti. Lo stesso Mackinder, fra l'altro, durante la sua vita, se voi andate a vedere le sue predilezioni politiche, si spostava poi con la vita, con l'andare avanti degli anni, verso posizioni più progressiste, più stataliste, rispetto a quanto facesse un personaggio dell'elite aristocratica, diciamo politico-aristocratica, di fine 800. E anche questo è importante, perché una certa visione, diciamo, di una governance globale in questi personaggi si sposa con con il ruolo guida, però, degli anglofoni. E quindi anche questo contribuisce a riproporre certi stilemi, certi schemi, certe fissazioni. Una delle più evidenti è quella sorta di russofobia, a volte derivante dalla storia, sicuramente dell'impero zarista e poi dell'Unione Sovietica, e quindi dal fatto che alcune posizioni dell'impero britannico e poi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti erano effettivamente minacciate da un punto di vista navale e anche terrestre, però dall'altro anche con una visione del russo quale erede degli unni e dei mongoli, più che insomma, più che un popolo slavo, insomma, come facente parte poi di una ecumene eurasiatica. Ecco. E quindi sì, questo è uno degli aspetti in assoluto più importanti, oltre che più affascinanti dal punto di vista intellettuale, perché esiste la riproposizione nel mondo del XXI secolo di alcuni problemi di 100 anni prima. Se voi adesso leggete la storia anche dell'Ucraina e dello spazio attualmente ucraino sul lungo periodo, trovate per esempio alcune linee di frattura, alcuni conflitti culturali, religiosi, eccetera, alcuni conflitti territoriali, per esempio per il controllo del Mar Nero e di altre vie di comunicazione, che sono già apparsi nella storia, ovviamente in altro contesto, ma che dal punto di vista anglo-americano assumono su un piano strategico cioè una connotazione abbastanza simile. Qui c'è continuità nel medio-lungo periodo, a mio avviso. Roberto? Volevo
aggiungere a margine di quello che ha appena detto Federico, una cosa che ho sempre trovato interessantissima. La scintilla che ha poi dato luogo a quel fenomeno storicamente molto importante che è la Round Table, cioè appunto Sì. quella organizzazione di cui parlavi tu, no? Un'organizzazione transnazionale dell'anglosfera, eccetera, eccetera. La scintilla che le ha dato origine, come sai, è la lezione inaugurale di John Ruskin a Oxford. Ora, John Ruskin, non so se l'abbiate letto, io l'ho letto perché sono laureato in storia dell'arte e tra l'altro Ruskin lo conosco bene, lo apprezzo infinitamente perché non soltanto è stato un uomo di grande intelligenza, è stato praticamente il fondatore della storia dell'arte moderna. Ma l'intento di Ruskin, in tutta la sua opera, è quello di contrastare gli effetti nichilistici e di disincantamento del mondo che produce il capitalismo. Riprende per esempio i temi di William Morris, del socialismo artistico britannico, non solo britannico. Ed è per questo, per esempio, che Proust era appassionatissimo di Ruskin, di cui ha tradotto anche un'opera. Lì, nella lezione inaugurale a Oxford della cattedra di storia dell'arte, istituita praticamente per lui, lui si rivolge all'elite imperiale nel momento della sua massima, dell'apogeo della potenza britannica. Lì, in platea c'era Cecil Rhodes, per questo che la scintilla scocca lì, perché Cecil Rhodes, che diventerà poi quell'importante industriale, finanziere, uomo politico che tra le altre sue rilevanti attività, appunto, c'è anche la fondazione della Round Table che si svilupperà nei decenni seguenti. Eh sì. Si rivolge a questa elite dell'impero, dicendo: è a voi che siete i migliori e per un caso provvidenziale della storia. Siete alla testa dell'impero più grande che sia mai esistito, tocca a voi trasformare la potenza in giustizia. E quindi elevare le popolazioni di tutto il mondo a livello di umanità, cultura, benessere, al quale stiamo elevando e dobbiamo elevare la madre patria imperiale. Cioè, quello che farà Ruskin, naturalmente l'ho riassunto molto male, è troppo breve, la lezione fu una lezione memorabile. È il tema del progressismo condensato in un'ora e mezza di lezione. È il tema anche che poi è il tema centrale del progetto di impero liberale che viene ritrovato dopo l'implosione dell'Unione Sovietica da parte degli americani. Questo Sì. secondo me è molto interessante appunto, per suffragare quello che tu stavi dicendo, cioè che il punto di vista geopolitico anglosassone è diviso tra un aspetto che, come dire, sostanzialmente continua il pensiero machiavellico sulla logica di potenza e sull'equilibrio di potenza, una cosa che abbiamo inventato noi italiani nel Cinquecento, no? E che i britannici hanno saputo utilizzare poi molto, molto abilmente proprio dal Cinquecento in poi, dalla fondazione dei servizi segreti israeliani con Sir Francis Walsingham in poi, hanno sempre avuto gli stessi criteri fondamentali di rapporto con l'Europa. E la cosa gli è riuscita molto bene. C'è questo aspetto di realismo machiavellico puro. Ma non c'è solo questo. C'è appunto l'altro aspetto, quello che poi è diventato il globalismo, diciamo così, e che passa attraverso questo lungo percorso della Round Table, nata appunto con la lezione inaugurale di Ruskin.
che è altrettanto forte. Come dire, è un vettore culturale di grandissima importanza. Esatto. Se E posso, io scusa, se posso permettermi, certo. è questo aspetto che dà luogo a quelli che sono i più gravi errori strategici commessi dagli Stati Uniti adesso, per esempio, perché evidentemente dal punto di vista pure semplice della logica di potenza, una volta implosa l'URSS, la mossa naturale è il rovesciamento delle alleanze, avvicinamento alla Russia e ostilità verso la Cina. Mentre hanno fatto l'esatto contrario, no? Quindi costringendo Russia e Cina ad unirsi e a formare un blocco eurasiatico molto più minaccioso di quello che poteva crearsi con un avvicinamento o addirittura un blocco tedesco russo. La ragione, secondo me, è proprio quella. Sì, a me convince questa chiave di lettura perché sono convinto che la storia delle idee delle elite siano fondamentali, cioè le elite hanno la possibilità di non solo di propagare le idee, ma anche in parte metterle in pratica o farle mettere in pratica più o meno bene. E quindi è di un'importanza capitale riuscire a studiare. E qual è la filosofia dominante all'interno di un'elite? Cosa che tra l'altro secondo me ci sono due autori che io penso bisognerebbe ristudiare, sono uno il nostro Augusto Del Noce e un altro è lo storico e filosofo tedesco Fögelin, Erich Fögelin, Popolarissimo all'estero, del esatto, Noce. Fögelin che parla proprio dell'importanza di comprendere che se si afferma una certa filosofia in ambienti che contano, è probabile poi, tra l'altro, che certe elite siano cooptate anche grazie alla loro affinità. E quindi quello che dicevi, secondo me, è particolarmente importante. E mi viene in mente, a proposito del tuo esempio pratico, quando dicevi di quello che avrebbero potuto e dovuto fare gli Stati Uniti vincitori della Guerra Fredda, che guarda caso, Bžezinski, che è uno della linea Mackinder-Spykman, era appunto intento a scrivere come bisognasse sottomettere definitivamente la Federazione Russa quando era debole negli anni 90, in modo da impedire una possibile ripresa del solito discorso eurasista, mentre John Mearsheimer, che è un pensatore molto più indipendente, scriveva gli articoli, diceva: ma guarda che è sbagliato, se noi rafforziamo i cinesi in funzione antirussa, rafforzeremo quello che diventa il potenziale peer competitor. E mi sembra che Mearsheimer fosse più lucido di Bžezinski, anche se Bžezinski, bisogna dire che poi in parte mise anche in guardia Riveduto, contro, sì. Ah. in parte poi aveva riveduto le proprie posizioni, aveva detto attenzione a come si vuole allargare la NATO perché rischiamo qui di far saltare tutti gli equilibri, un po' troppo tardi però, ecco. Non so se Giacomo vuole aggiungere qualcosa, altrimenti faccio io Vai una tu, vai tu, domanda. vado io dopo. Non so se riesco a far andare avanti il dibattito, che mi sembra molto interessante con questo rilievo. Nel tuo libro tu poni tre questioni cruciali, almeno dal mio punto di vista, no? Su come diciamo, la geopolitica mackinderiana o di Spykman, eccetera, corrano il rischio di cadere nel determinismo, soprattutto nei loro seguaci, diciamo, nei loro adetti, e su come all'interno questa scuola ha cercato di superarli, no? Quindi attribuendo per esempio alla tecnologia il ruolo Sì. dirompente, no? Sì. E che rimescola le carte anche dal punto di vista della geografia. L'altro aspetto, le pongo tutte e tre, poi vediamo come si sviluppa la discussione. Questo è un rilievo che fai proprio tu rispetto, diciamo, all'approccio della geopolitica, che è il ruolo soggettivo dell'elite, cioè in pratica il ruolo delle relazioni internazionali e dei centri decisori nel determinare le cose, assieme alle condizioni analizzate, diciamo, nelle dinamiche geopolitiche. La terza questione è la critica dall'esterno,
la critica costruttivista, si diceva, l'abbiamo Mm. detto in un'altra occasione, che ha avuto aspetti positivi nell'elemento dirompente, no? Però di per sé ha portato a ricadere nell'errore posto l'impostazione e l'individuazione delle chiavi di interpretazione delle dinamiche, diciamo, mondiali, geopolitiche e via dicendo. Ecco, hai queste tre cose su cui sviluppare? D'accordo, allora brevemente, l'accusa di determinismo è vecchia quanto, diciamo, quanto l'ascesa della geografia politica e anche della geopolitica. C'è da dire che, a parte che in un certo senso possiamo dire che un certo determinismo e un certo riduzionismo, sono anche il segno di una scienza sociale sicura di sé, entusiasta e che quindi pensa di aver trovato una chiave di lettura fondamentale, e non a caso questa nuova scienza promanava da potenze in ascesa, no? Per esempio, Magari dai una sì. definizione breve di determinismo, perché magari non è avvezzo a questi termini. Pochi secondi, giusto per mettere in La più condizione di capire. semplice che mi viene in mente è che un determinista pensa che date condizioni costringano l'evoluzione di un contesto in una certa direzione e quindi l'azione umana sia molto limitata nei suoi effetti rispetto alle forze impersonali. Contro il determinismo si è stagliata la scuola francese che era invece contrassegnata dal possibilismo geografico. Ora, alcuni geografi scrissero forse in maniera insomma, ironica, però non del tutto sbagliata, che se alla geografia le togli il determinismo, diciamo, diventa molto meno interessante, no? In realtà, ecco, io ho una visione un po' sfumata su questo, nel senso che secondo me né Mackinder né Spykman erano deterministi. C'erano alcune rigidità interpretative, però se si va a vedere come, appunto come ricordavi tu, come questi autori trattano il mutamento geografico, cioè è vero che la geografia condiziona in maniera forte l'azione di politica estera e lo sviluppo degli stati. Vero. Però sia Mackinder sia Spykman fanno notare come grandi mutamenti tecnologici, per esempio nei trasporti, per esempio negli affari militari, per esempio nelle comunicazioni, finiscano per mutare la geografia e mutando la geografia, mutarne anche il significato. Spykman fa siccome era di origine olandese, fa un esempio molto calzante, cioè dice: ci fu un tempo in cui il controllo dei Paesi Bassi provocava guerre paneuropee. Pensate alla guerra dei 30 anni. Dice: adesso, lui scriveva negli anni 30 e 40, dice: adesso è ridicolo pensare che tutto il mondo possa entrare in guerra per controllare i Paesi Bassi. Invece, il mondo può entrare in guerra perché deve controllare altre zone. Perché? Perché magari in queste altre zone ci sono riserve di quel tipo di materia prima che serve per l'energia fondamentale. Esempio classico, insomma, gli idrocarburi, per esempio, no? È chiaro che in alcune epoche la geografia aveva dotato alcuni popoli di particolari vantaggi con le terre fertili e con alcune materie prime, ma il mutamento tecnologico aveva poi reso quelle materie prime molto meno importanti e aveva invece reso, per esempio, gli idrocarburi molto più importanti. Questo è un mutamento, diciamo, tecnologico che incide sul significato della geografia e quindi sul significato strategico del controllo di alcuni luoghi e non di altri.
È vero però che, diciamo così, il discorso mackinderiano resta abbastanza inflessibile sul ruolo, diciamo, della massa eurasiatica. Questo è cioè, per Mackinder il controllo diciamo, della massa eurasiatica prelude a quello di quello che lui chiama l'isola del mondo, a cui, cioè, se aggiungiamo all'Eurasia anche l'Africa, abbiamo una sorta di isola del mondo che esclude il mondo marittimo, che rende praticamente autosufficiente questa isola del mondo. Questo io rimango un po' agnostico se si possa parlare di determinismo in questo senso, perché questa poi rimane anche un'ipotesi, nel senso che non è che lui si metta a cercare di descrivere il perché il controllo abbia causato le egemonie nel corso della storia, perché questo controllo esclusivo non ce l'ha mai avuto nessuno. Quindi era anche un'ipotesi, se vogliamo. E Spykman, quando parla invece poi della geopolitica interna dei vari stati, mi sembra molto più equilibrato di quanto si pensi. Le ipotesi geostrategiche che formularono in quegli anni erano derivanti anche dal tentativo di dare delle indicazioni pratiche ai governanti di Gran Bretagna e Stati Uniti. Quindi il possibilismo francese, tra l'altro, di cui accennavo prima, è vero che si oppone alla scuola anglosassone, che è considerata molto materialista, però si oppone soprattutto al determinismo tedesco. Ora, nella scuola tedesca, alcuni aspetti, diciamo, geografici sono interpretati in maniera più deterministica. Cioè, Ratzel e poi la scuola di Monaco nella geopolitica tedesca, di cui oggi non credo possiamo parlare, però effettivamente avevano diciamo, una connotazione più rigidamente deterministica. Diciamo che la scuola anglosassone diciamo, pur essendo abbastanza materialistica e quindi concependo poi l'azione dell'uomo, per non parlare dell'imponderabile in modo forse un po' troppo superficiale, tuttavia, secondo me, non è tacciabile di vero e proprio determinismo. Per quanto riguarda appunto invece la scuola critica, che deriva dall'applicazione alla geopolitica del costruttivismo e del pensiero postmoderno in genere, quindi la decostruzione Per di fare una. qualche nome, Ecco, il più importante è Gerard Towell, che spesso si firma col nome irlandese, o Tuathail, e anche Simon Dalby, Klaus Dodds, per fare qualche nome riferimenti importante. filosofici, cioè i nomi, Nei riferimenti tipo filosofici, diciamo, Foucault, insomma. la filosofia di Foucault, di Derrida, per non fare che i nomi dei Sì, più senza andare conosciuti. oltre, ecco, giusto per dare Ecco, dei punti di riferimento, insomma. la cosa interessante è questa. La geopolitica critica fa diciamo, un'interessantissima rivisitazione storica del pensiero geopolitico. In questo devo dire che svolge un ottimo lavoro, anche perché comincia a fare un lavoro biografico, storico-biografico degli autori, per mostrarne per esempio le affiliazioni, per mostrarne diciamo così, l'appartenenza di classe, per usare un termine noto all'economia politica, e quindi diciamo così, a situare dal punto di vista sociale e non solo geografico, la nascita del pensiero geopolitico. Questo è molto interessante. Però, diciamo, la pars construens della geopolitica critica si basa su una sorta di logocentrismo, cioè al centro non c'è più il tentativo di analizzare le costanti e le variabili del rapporto tra geografia e politica, ma al centro viene posto il discorso, cioè la costruzione del discorso geopolitico. Per cui per i geopolitici critici non è importante, per esempio, se Bush Junior o Clinton si rifacessero a Mackinder perché trovavano
convincente quella cornice interpretativa, ma quali erano le, diciamo, le connotazioni sociali, di genere, di visione appunto, gerarchica dell'esistenza, che facevano sì che quel tipo di geopolitica, informasse il proprio discorso di potere. D'accordo? Questo può essere un aspetto interessante, però nella geopolitica critica, diventa centrale, per cui si cerca di decostruire per poi arrivare a una sorta di, diciamo, critica radicale a tutto ciò che, per tutto ciò che riguarda, diciamo, il rapporto tra la geopolitica cioè, tra la geografia e il potere. Non cioè, non sono, per esempio, se uno chiedesse a un geopolitico critico di spiegare le ragioni geopolitiche del conflitto nel Donbass o del conflitto in Nagorno-Karabakh, loro non si rifarebbero alle continuità storiche dovute al valore territoriale e al clivage etno politico o religioso, ma si rifarebbero al discorso di potere di Zelensky, così come di Putin o di Biden. Ecco, in questo senso, secondo me, la geopolitica critica fallisce perché non riesce a dar conto dei conflitti, non puoi spiegare le origini, la genesi storica di un conflitto in questo modo. Puoi semmai spiegare come una data elite cerchi di costruire una sovrastruttura narrativa, che però non mi sembra una grande innovazione, nel senso che è evidente che poi un'elite politica abbia una sua narrazione, una sua visione del mondo, che noi storicamente dobbiamo riuscire a valutare criticamente, però non può essere la spiegazione di tutto, a mio avviso. Sì. Questo è un punto chiave, poi già, è un punto chiave che ci servirà per affrontare la situazione, il retroterra culturale attuale nel dibattito. Vai, Giacomo. No, dicevo che è quasi un esercizio quasi di psicoanalisi a questo Esatto, punto, perché sì. diventa un personalizzare le traiettorie strategiche di un paese. Quindi un'esaltazione, una sovrastima strutturale dell'impatto dei singoli personaggi e quindi una svalutazione invece di quelli che sono gli apparati. Esatto, e quindi è un arrovesciamento completo della geopolitica classica con un fattore poi in più che mi sono scordato di dire, che però è importante, cioè che è a senso unico politicamente, nel senso che è a senso unico di tipo liberal progressista, cioè decostruire per poi affermare l'agenda liberal progressista. In realtà quindi poi cioè, è chiaro che Mackinder non fosse obiettivo, ma nemmeno i critici sono obiettivi. Figuriamoci. No, ma Insomma, poi ecco. soprattutto volevo Vai, Giacomo, vai. un tuo parere su una cosa, cioè noi abbiamo parlato chiaramente, no, di questa scuola che è comunque realismo, parte da punti fissi e crea diciamo, delle teorizzazioni a partire da dei solidi punti d'ancoraggio che sono quelli forniti dalla geografia. Questo è un po' Mackinder, ma anche il cosiddetto realismo declinato nelle sue correnti difensiva e offensiva, quello di Mersheimer, per esempio, quello di Waltz. Poi abbiamo questa, diciamo, distruzione creatrice che viene dai neoconservatori, che sembrano aver preso ormai si affermano un po' sotto Reagan, un po' sotto traccia, poi sotto l'amministrazione di Bush padre, con Paul Wolfowitz, soprattutto la dottrina Wolfowitz, ricordiamo, poi sembrava fossero un po' messi un po' in soffitta nella Eclissati, sì. prima amministrazione Clinton, poi invece nel secondo mandato di Clinton, e poi esplodono sotto Bush, e poi diventa una corrente trasversale che sembra ormai Sì. aver preso le chiavi strategiche della politica estera statunitense. Cosa ne pensi tu? Dunque, credo che la tua ricostruzione sia corretta, cioè effettivamente è un gruppo di potere
che è riuscito a situarsi in una posizione chiave e ad assumere dei ruoli di assoluta preminenza esattamente nella successione temporale che hai ricordato. Quale rapporto c'è fra il pensiero geopolitico anglosassone e costoro? È complicato perché loro sono, diciamo, mi rifaccio a quello che diceva Roberto prima quando parlavamo dell'elite britannica e di questo doppio aspetto, uno machiavellico e uno idealistico. I neoconservatori sono l'esaltazione del secondo aspetto, usando però la leva dello Stato in maniera assolutamente evidente e anche brutale. Però diciamo che sono coloro che insistono su una politica estera basata su principi. Vi ricordate quando anni fa avevano proposto di smantellare l'ONU per fare l'alleanza delle democrazie contro i nuovi autoritarismi? Ecco, se uno legge gli articoli di Mackinder, gli ultimi articoli degli anni 40, c'era già sia in Mackinder sia in Spykman, sempre negli anni 40, quando ancora gli Stati Uniti erano in guerra contro il Giappone e contro il Terzo Reich, c'era questa premonizione, no? Loro preconizzavano un'alleanza contro il mondo autoritario. Ecco, nei neoconservatori questo viene riproposto, diciamo, con formule del tipo insomma, la nazione indispensabile, poi è molto di tipo trasversale, messianico addirittura. di tipo messianico, esatto, di tipo messianico, con una sempre più scarsa capacità però di apprezzare invece le differenze che la geografia è uno studio delle differenze poi, no? Da ogni punto di vista, quello fisico, quello umano, quello economico, quello politico. E, per cui i neoconservatori poi producono esattamente quelle rigidità di politica estera, di visione del mondo che portano magari anche a degli errori come quello commesso in Iraq, dove se voi pensate che nel 2001, dopo gli attentati a New York e a Washington, c'è un largo consenso internazionale, anche i russi, anche i cinesi danno il loro consenso all'operazione in Afghanistan per abbattere Al-Qaeda, i talebani, no? L'operazione invece contro l'Iraq, cosa provoca il fatto che addirittura la Francia e la Germania si allineano tatticamente per un breve periodo con la Russia in opposizione alla guerra in Iraq e Erdogan, che allora era fresco di primo mandato, comincia a recalcitrare sulla concessione delle basi agli Stati Uniti, eccetera. Quindi i neoconservatori hanno, diciamo, hanno commesso una hubris imperiale di cui hanno scritto molto, soprattutto autori americani critici, e hanno dato, diciamo, secondo me, una sterzata in senso idealistico, imperialistica, portando con sé qualche idea effettivamente della geopolitica neoclassica, ma travolgendola in una marea moralistica che poco ha a che vedere con la vera tradizione Sì, geopolitica. forse l'immagine più simbolica, no, più una delle immagini nella loro banalità erano dei militari americani che in Afghanistan distribuivano le Bibbie nei Sì, villaggi, nelle cose. abbiamo visto un po' di tutto, insomma. Roberto? Penso che venga a proposito, per capire meglio la cosa che diceva adesso Federico. Ritornare sui due autori che ha citato prima, cioè Del Noce e Beghen, autori tra l'altro che io conosco bene, che apprezzo profondamente, che hanno dialogato tra loro. Quindi secondo me è importante notare una cosa. La geopolitica quando nasce con Mackinder
nasce nell'impero britannico che in quel settore della sua classe dirigente, della sua intellettualità, è sostanzialmente agnostico. Cioè, tributa un omaggio formale alla religione, che è la religione di Stato, al cristianesimo, ma è sostanzialmente agnostico. E da quanto si può capire, anche la posizione personale di Mackinder è sostanzialmente questa. Questo è importante perché l'aspetto messianico, o il vettore culturale, possiamo identificare nella round table, è un vettore di tipo religioso, strettamente religioso. Poi, come sapete, Wegelin ha scritto lungamente sulla possibile trasformazione, dell'azione politica in una, come dire, in una, su, in un suo travisamento escatologico. Questo dipende dalla crisi del cristianesimo in Europa e nel mondo occidentale, no? Nella sua progressiva dissoluzione. Wegelin e Del Noce sono due autori cristiani, il cattolico Del Noce e il protestante Wegelin. Entrambi ragionano all'interno di un'idea del mondo che è quella del cristianesimo agostiniano, con la distinzione tra la città di Dio e la città dell'uomo. Questa visione del mondo, che è stata la visione del mondo che ha retto la civiltà europea per tanti secoli, si sposa perfettamente con il realismo. È appunto il realismo cristiano, perché assegna alla politica dei limiti. Pensa, questa visione del mondo cristiana, pensa che alla politica si possa assegnare soltanto la funzione di limitare il male, di porre limiti al male, non quella di instaurare il bene o quella di affermare su questa terra la Gerusalemme celeste. Questo è molto importante. E tra l'altro è la stessa visione che ha anche il realismo di Carl Schmitt, no? Come è noto era cattolico. E anzi reinterpreta attraverso i concetti teologici tutti i concetti politici. Il punto centrale, io penso che sia proprio questo, cioè il fatto che nella dissoluzione progressiva della civiltà europea come civiltà cristiana, si liberano e vengono trasposte su un piano che non è il loro proprio, delle forze che sono forze prettamente religiose. Tant'è vero, per esempio, che giusto con l'invasione dell'Iraq, no? La dottrina militare promossa dai neoconservatori si intitolava Shock and Awe. Shock and Awe, con una traduzione appena appena libera, vuole dire sidera e converti, perché Awe è il timore che si prova di fronte a un'apparizione del luminoso. Lo shock è l'effetto appunto di siderazione che provoca un'epifania, L'impatto, sì. soltanto che questa è, dal punto di vista tecnico, una bestemmia contro Dio, perché identifica la potenza con Dio. Cioè la potenza materiale, la potenza politica viene identificata con Dio. Quindi quello che viene adorato è un idolo. Questo è un fatto, secondo me, di estrema importanza per capire come stanno le cose. Tra l'altro, la guerra in Iraq alla guerra in Iraq si oppose con molta forza anche il Papa Giovanni Paolo II, perché Certo. sentiva che in questa iniziativa americana c'era sia questo aspetto idolatrico di adorazione della potenza e di ambizione di costruzione di un impero del bene, sostanzialmente. E poi perché naturalmente constatava il fatto che era la fine di Vestfalia. Perché dopo il nulla di fatto sostanziale, dal punto di vista teologico-religioso, delle guerre di religione europee, l'unica sistemazione possibile che è stata trovata è stato appunto il Trattato di Vestfalia, con ius regio e ius religio, con l'autonomizzazione del politico, che consentiva
nonostante tutto, alla Chiesa e alla religione di permanere, nella, come dire, di restare un fattore decisivo della civiltà. Se invece questa cosa, se invece questo movimento di tipo religioso e scatologico trasposto sul piano politico si afferma, questo diventa impossibile, cioè la Chiesa viene o marginalizzata o costretta a tramutarsi in qualcosa di diverso. Addirittura Clinton disse che le religioni cristiane dovevano adeguarsi alla nuova situazione, eccetera. Cioè, finché la geopolitica resta, come dire, uno sviluppo del machiavellismo e una, come dire, una elaborazione sulla base della logica di potenza e dell'equilibrio di potenza, resta una cosa compatibile con la religione cristiana. Quando diventa questa cosa, non lo è più, e quindi non è più compatibile con l'Europa come civiltà, se noi intendiamo Europa come cristianità, no? Come civiltà cristiana. Diventa qualcosa di diverso, ma diventa qualcosa che non sa esattamente che cos'è. Perché il cristianesimo più o meno ci sapeva che cosa fosse, scusa, sia adesso, perché è difficile dirlo. Ma che cos'è quest'idea che si è manifestata politicamente in questo modo così clamoroso dell'impero liberale globale, cioè dove accidenti vuole parare questa cosa? Dove vuole andare a finire? E non si sa, eh? Esatto. E questa incertezza come dire, sul fine culturale, secondo me, si propaga inevitabilmente anche sul piano dei fini strategici. Eh Nelle scelte politiche, sì, sì. sì. Perché se noi diciamo con Julien Freund che scopo della politica è antivedere il peggio e sventarlo, allora siamo nell'ambito del realismo e si può anche capire dove si deve andare a parare. Poi ci possono essere degli errori, ovviamente, si può sbagliare nell'antivedere il peggio, si può non riuscire a sventarlo, ma si resta appunto all'interno del realismo cristiano, perché in realtà, anche se Freund non è un credente, questa è la funzione imperiale del catecone. Bene. Certo. Vuoi aggiungere qualcosa, Federico, o facciamo un altro passetto? No, questo è un tema, secondo me, che andrebbe poi ripreso in vari modi. Perché, tra l'altro, questa hubris dell'impero liberale globale, si ricollega anche a quella visione del mondo che avevano quelle elite di cui parlavamo prima, Round Table, e poi c'erano alcuni anche più progressisti come i Fabiani, altri più conservatori, ma insomma, ecco, di questa linea di sviluppo di un certo pensiero, secondo me si parla troppo poco, con il risultato che si finisce per non conoscere un aspetto molto importante che porta anche i problemi che ricordava Roberto, da un lato, e secondo, non studiandoli, c'è il rischio che poi vengano interpretati in pura chiave cospirazionista, è come se fosse solo un'attività di incappucciamento Esatto. e quindi finire poi per dare letture caricaturali. Invece le cose vanno affrontate con i mezzi della storiografia, quindi bisogna decriptare, bisogna dissodare il terreno, bisogna andare negli archivi e bisogna spiegare, bisogna ricostruire e far capire che però, ecco, queste idee, questi circoli hanno finito per essere dominanti, no? Per una serie di ragioni politiche, economiche, strategiche, eccetera, e bisogna farci i conti. Non so chi ce li voglia fare, francamente, guardando il paesaggio politico, almeno in Europa, forse qualcuno in Asia ce li vuole fare, ma noi ne siamo fuori. Però ecco, vale la pena, secondo me, ecco, dedicarvi dello studio. Scusami se ti interrompo. Nel quadro appunto del realismo cristiano, si
si sa qual è il fine ultimo dell'uomo. Il fine ultimo dell'uomo sta fuori di questo mondo, no? All'interno di questo mondo, lo scopo sia della Chiesa sia dell'impero è quello di favorire la salvezza delle anime. Allora, nel caso dell'impero, per esempio, la sua funzione principale è quella di limitare il male politico. Questo. Punto. Nessuno prevede che l'impero o la Chiesa realizzino la salvezza, realizzino la redenzione del mondo su questa terra, perché la redenzione del mondo è già avvenuta sulla croce e con la resurrezione di Gesù Cristo. Fine. Ora, se tu togli questi, come dire, questi punti centrali dal punto di vista non soltanto di civiltà, ma dal punto di vista antropologico, vero e proprio, cioè, per farla molto terra-terra, noi che cavolo ci stiamo a fare su questa terra? Non capito. No, perché è una cosa piuttosto seria. Ci sono sicuramente delle cose che tutti quanti condividiamo, cioè che si sta meglio ricchi che poveri, che si sta meglio in salute che malati, eccetera, eccetera. Vabbè. Si sta meglio potenti che impotenti, senz'altro. Su questo siamo tutti d'accordo. Però poi, al dunque, dove andiamo a finire? Scusate, devo cambiare un attimo. Prego. Che si sta scaricando. Quindi... Quindi, qui secondo me, cioè il punto chiave è che anche per esempio il grande sogno, il grande disegno della Round Table e gli altri che l'hanno seguita e sviluppata, non è più nella fase ascendente della grande, aspettiamo che torni Federico, Sì, che metto in pausa. è desaparecido. Sì. Vai, vai Roberto. Finisco subito. Mentre appunto il grande sogno di Cecil Rhodes della Roundtable era il sogno sognato da un'elite nella sua fase ascendente, all'apogeo della sua forza e delle sue speranze, no? Quella è la società vittoriana al culmine della sua potenza che pensa di essere davvero in grado di realizzare un progetto simile. Quello di adesso è probabilmente la stessa cosa, ma nell'ipogeo, cioè nella fase della tarda decadenza, per cui questo stesso sogno, queste stesse ambizioni escatologiche sono declinate in forma sempre più vuota e nichilistica, perché non ci credono manco loro, questo è il punto. Solo che non sanno che cos'altro credere, perché non c'è null'altro a cui appellarsi. Non esiste una forza culturale paragonabile a quella delle elite anglosassone che sia sufficiente per attaccarsi ad un tram che invece da qualche parte ci va. È secondo me molto significativo che la Russia sia tornata a utilizzare il cristianesimo ortodosso come religione di Stato e che la Cina si sia rivolta di nuovo al confucianesimo. Cioè sono dei tentativi di ritrovare una fonte culturale e una idea in qualche modo, perlomeno in qualche modo sensata di che cosa stiamo a fare su questa terra, perché queste sono le potenze antiegemoniche che si vogliono staccare in modo completo e radicale da quella che è invece, da quella che è stata per tanto tempo la spiegazione di come è fatto il mondo, che è stata fornita dagli anglosassoni. Questi, secondo me, sono degli elementi decisivi per capire gli sviluppi geopolitici. Queste cose qua, tra l'altro, una civiltà è quasi inamovibile come un continente. Certo. Cioè, cambiano queste cose, però cambiano con una lentezza e una difficoltà enormi. Quindi è dentro a questi criteri che bisogna ragionare. Sì, tra l'altro questo crea degli imbarazzi poi nella
nel prosaicismo, diciamo, dei documenti politici e delle azioni, no? Perché, per esempio, una cosa che abbiamo sottolineato io e Roberto nel sito, ma anche Giacomo nella sua produzione, è l'incongruenza presente, per esempio, nei documenti, tipo il documento strategico ultimo statunitense di questo autunno scorso, no? Sotto presidenza Biden, dove c'era il paradosso che dice, che si svolgeva così. È vero che la lotta è tra autocrazie e democrazie, però cominciamo a considerare anche gli autocrati in tono minore, perché sono funzionali, diciamo, a combattere gli autocrati più grossi, purché accettino non l'ideologia democratica, quantomeno l'ideologia del mercato libero. Cioè, questo dice testuale, in poche parole, una buona fetta di quel documento. E Quindi è una condizione. un buon Pinochet replicato su scala più larga, no? Questo in soldoni per far vedere anche agli ascoltatori come l'adozione di queste chiavi di interpretazione, di questi filoni culturali, poi si traducono in linee politiche, in incongruenze, incoerenze, se non sono adeguate, diciamo, alla realtà, nella conduzione effettiva, diciamo, nell'individuazione degli obiettivi. È come il dibattito plurisecolare all'interno della Chiesa, se per salvarsi era sufficiente l'attrizio o c'era bisogno della contrizio, cordis. L'attrizio è la fifa dell'inferno. È sufficiente se hai fifa dell'inferno e ti confessi all'ultimo minuto per salvarsi, oppure è necessaria invece la contrizio, cioè la conversione, il pentimento, eccetera, eccetera. Stessa cosa, allora lì, se basta l'attrezzo va bene anche soltanto se accettano il libero mercato. No, invece ci vuole la contrizia, questi qua devono venire in ginocchio alla cattedrale woke e dire scusate. Io lascerei la parola a Giacomo perché si sta sganassando, altrimenti non perde il controllo. Dai, No, aggiungici qualcosa. ma perché è interessante, cioè è vero, cioè ormai hanno impostato una narrazione talmente con pretese di universalità onnicomprensiva che però trascende quelle che sono il contatto con la realtà e quindi sono necessari questi aggiustamenti fuori tempo massimo, sgangherati, che non fanno che delegittimare poi chi li fa. Per cui sì, è interessante questa distinzione tra prima democrazia contro autocrazia e poi anche tra autocrazia e autocrazia c'è cioè gli autocrati più illuminati, no? Quindi quelli che magari sono più funzionali. E quindi sì, c'è ormai questo messaggio, però siamo, a mio parere, questa narrazione ormai si è infilata in un vicolo cieco di anche. Perché la rappresentazione e l'autorappresentazione sono cose importanti, servono a dare coerenza a un disegno. La narrazione è sempre stata importante, ma deve avere una sua credibilità e una sua coerenza. Io ormai è un tentativo raffazzonato di tenere in piedi cose che non hanno più un filo logico e sono completamente contraddette continuamente dagli atteggiamenti. E secondo me, mi ricordo un articolo, mi pare, di Foreign Affairs di qualche mese fa, riguardo alla guerra in Ucraina, c'era una preoccupazione, stiamo perdendo il controllo della narrazione? E credo che sia una domanda per una potenza abituata ad esercitare l'egemonia che assume un carattere quasi esistenziale, È secondo me. uscito più di un articolo su Foreign Sì. Affairs su questo, per la verità. Federico, un ulteriore passetto, poi penso che dovremo chiudere, magari Sì, rinviare dai. un'altra conversazione lo sviluppo, perché abbiamo messo tanti elementi sul terreno che meritano approfondimento. Tu hai parlato della deriva liberal-democratica che ha consentito, diciamo, questo approccio, diciamo, alla geopolitica, all'analisi, no? Però questa deriva in realtà non ha colpito solo la componente dominante, liberal-democratica, con pretese universaliste, no? Di gestione del mondo, eccetera. A mio avviso, questo per esempio manca sul libro, probabilmente per spazio, perché insomma non ci si può mettere tutto, manca un altro aspetto, cioè che questa concezione ha influito tantissimo anche nella componente protestataria di queste dinamiche. Per esempio, tutto quel movimento che si è ispirato a Wallerstein, ad altri, che vedevano
che abolivano la geopolitica e tendevano a ridurre il discorso unicamente a un discorso alto e basso, cioè contrapposizione elite-popolo, e una visione tra popolo universale e elite, cupole universali che in qualche maniera gestiscono le cose, annichilendo a loro volta nel versante opposto la possibilità di analisi articolate, diciamo, e concrete, insomma, delle dinamiche, dei conflitti, compreso il conflitto fra centri decisori, che è un aspetto fondamentale, forse dirimente. Qui, per esempio, la Grassa in Italia qualcosa ci ha detto a suo tempo, nei suoi momenti migliori, rifacendosi più o meno consapevolmente a Freud, ad altri, insomma, del realismo. Sì, allora Qua c'è tutto un diciamo, capitolo da aprire, magari lo approfondiremo. sì. Allora, la scuola del sistema mondo, che fa parte degli studi di sociologia storica di Wallerstein, di Arrighi, Frank, Samir Amin, non è stato messo per scelta, nel senso che non è una scuola geopolitica, è una scuola, diciamo, di sociologia storica e di economia politica globale, che sicuramente nei suoi studi ha anche inglobato un ragionamento spaziale, no? Geografico. Soprattutto Chase Dunn, Christopher Chase Dunn. Però, diciamo, lì il ruolo dello spazio, della geografia non è centrale, quindi non l'ho considerata parte di quella tradizione di pensiero del quale la monografia voleva occuparsi. È vero sicuramente che poi diciamo, lo sdoganamento del termine geopolitica e degli studi geopolitici ha fatto sì che poi anche costoro cominciassero a interessarsene. E che diciamo, gli aspetti geografici e spaziali della loro speculazione siano stati poi a loro volta presi in considerazione dai geopolitologi, magari sempre in maniera critica ma costruttiva. Cosa si può dire? Rimane una scuola, diciamo, di origine marxista e che dà la preminenza ai rapporti di classe e ai rapporti di produzione. Per cui, diciamo, il rapporto centro-periferia e semiperiferia nella scuola del sistema mondo dipende dalla collocazione di una potenza nella geografia della produzione e dell'appropriazione di plusvalore. Ora, questo porta a conseguenze molto diverse da un punto di vista scientifico. Diciamo, l'autore che nel mio libro si è occupato criticamente soprattutto del magnum opus di Wallerstein è Randall Collins, che nel Esatto. 1978-79 scrisse una critica costruttiva però, a Wallerstein. Lui ha anche collaborato con Wallerstein, però criticando il fatto che mancasse l'elemento politico-militare, cioè i mutamenti di egemonia, che sono molto, in maniera molto affascinante, descritti storicamente sia da Wallerstein sia da Arrighi, eccetera, possono essere spiegati attraverso una linea interpretativa basata soprattutto sull'economia e sulla finanza, oppure da un punto di vista, diciamo, di prevalenza politico-militare. È difficile cercare di armonizzare le due visioni. Si può fare, per esempio, c'è chi ha cercato di vedere se si potesse far coincidere la fine del secondo ciclo Kondratiev, no? Di cui parla Wallerstein, con l'emergere di un nuovo potenziale egemone dal punto di vista militare. È interessante. Cioè, anche la scuola, un'altra scuola di scienze sociali, che è la scuola delle transizioni di potere, che se n'è occupata, che sta un po' a metà, no? Tra le relazioni internazionali e l'economia politica globale.
Però sono tutte, diciamo, contaminazioni di grande interesse che però io ho cercato di diciamo, di tenerle fuori per non allargare troppo la Certo. questione, per cercare di dare un'impronta un po' più coerente. Roberto e Giacomo, poi chiudiamo. Eh no, a me il discorso di Wallerstein e di Arrighi mi è sempre piaciuto molto, soprattutto Arrighi, che secondo me riesce a coniugare un po' più il fattore militare, i passaggi. Ho scritto un libro fenomenale, Geometria dell'imperialismo, che proprio quello li tratta un po' meglio, secondo me. Però danno una chiave di lettura che secondo me aiuta molto. Forse quanto di meglio secondo me è stato prodotto dall'Occidente negli ultimi decenni, e che però giustamente, come sono perfettamente d'accordo con Federico, andrebbe coniugato con chi invece offre una chiave di lettura più impostata sul fattore militare. E da questa sintesi potrebbe venire veramente qualcosa di positivo. L'interdisciplinarietà comunque è fondamentale per capire decodificare un po' questa contemporaneità, e non si può Sì. usare solo uno strumento, scadere nell'economicismo come fanno molti, perché il rischio è grosso, e il rischio di fraintendimento spesso porta molto fuori strada, insomma. Mi sto Certo. illuminando, vai Roberto. Dunque, la mia ignoranza in materia economica è proverbiale. Io non ho letto Wallerstein, non ho letto Reagan, proprio non ne so niente, per cui da questo Con punto. Arrighi mi ricordo un seminario a cui ho partecipato, tra l'altro sono stato uno dei relatori, sto parlando fine anni 70, Sì. fatto Io con la Grassa, con altri. mi ricordo che comunque la Grassa, quando qualcuno Scusa gli diceva, Roberto, mi è venuto in dice, mente un po' di Amarcord. non so se vi ricordate che il nostro amico la Grassa, quando qualcuno a un seminario gli fece notare che intravedeva delle similitudini con Arrighi, si infuriò. Sì, infatti, è stato. Vai Roberto, scusa, No, scusa. cioè, io potrei essere un'autorità nazionale su varietà italiana, però sull'economia zero, 0,0. No, io conosco altre cose, quindi come capita spesso uno cerca le chiavi dove il lampione gli fa luce, no? Certo. Poi c'è buio. Ma io trovo, cioè, l'unica cosa che, come dire, mi è abbastanza chiara sull'importanza dell'economia nel discorso geopolitico è il fatto che l'economia ovviamente è potenza latente, cioè si può trasformare in potenza militare. Questo è abbastanza chiaro anche a un ignorante come me, no? Poi tutto il resto per me è come se non esistesse. Ma io trovo invece, quindi mi fisso un po' sulla questione dei limiti della scienza geopolitica, ovvero disciplina geopolitica, e sui limiti della politica. E secondo me la definizione dei limiti della conoscibilità come dire, la definizione dei limiti di quello che è politicamente possibile, siccome sono le cose estremamente importanti da capire. Cioè, se la geopolitica invade tutto, è come quando tu vuoi difendere tutto, difendi tutto, non difendi niente, no? Cioè bisogna definire quali sono i limiti entro i quali la geopolitica è davvero illuminante, egoisticamente positiva. E altrettanto bisognerebbe cercare di capire quali sono i limiti possibili dell'azione politica. Cosa altrettanto difficile oggi, perché in realtà a me adesso magari mi sbaglio, mi sembra estremamente diffusa la convinzione non ragionata che attraverso la politica sia possibile fare sostanzialmente qualunque cosa. Tant'è vero che tutto, anche il discorso culturale, viene immediatamente politicizzato. Proprio nel senso stretto della parola, no? Ogni posizione culturale automaticamente assume una valenza politica. Questo, oltre ad essere sbagliato in sé, perché è la morte della cultura, naturalmente, Esatto. perché è evidente che se non ci sono, cioè, se non c'è un,
un plafond di valori, di presupposti comuni per discutere anche da posizioni molto diverse, non si può discutere. Se le differenze di posizione culturale diventano immediatamente differenze politiche, quindi come dire, delineate secondo la logica schmittiana, amico nemico, la cultura muore, ci mettiamo su una croce, non ne parliamo più. Ma scusi, No, pensavo avessi finito, scusa. Mi hai ingannato la tua pausa. no, scusa, sto improvvisando, quindi ogni Sì. tanto. No, scusa, no, devi scusare me. Vai. Cioè, questa incapacità di definire i limiti entro i quali è sensato che agisca la politica, entro quale recinto confinare la politica. Se noi non siamo capaci di definire questo, succedono delle cose molto preoccupanti. Faccio un esempio. La traduzione politica di movimenti culturali anche molto fecondi, cioè la traduzione politica di movimenti culturali anche molto fecondi, di solito è una cosa totalmente irriconoscibile da quelli che hanno alimentato questi movimenti culturali fecondi. Faccio un esempio. La traduzione politica della rivoluzione conservatrice tedesca è il nazismo. Nei fatti. Poi la rivoluzione conservatrice tedesca, le considerazioni di un politico di Thomas Mann, è un libro pieno di cose infinitamente interessanti e utili per sempre. Però se tu lo prendi o prendi appunto il corpus di studio e di pensiero di quel movimento culturale e lo traduci politicamente, la sua traduzione politica di fatto è il nazismo. Il che naturalmente provocò, ha fatto venire i capelli bianchi a tanta gente, per esempio ha fatto diventare cittadino americano Thomas Mann, no? Se n'è andato. Esatto. Non l'ha rinnegato quello che aveva scritto, però ha cambiato radicalmente posizione politica, addirittura andando all'estremo opposto dello spettro politico, no? Per salvarsi dal nazismo. Non è mica vero solo per quello, eh? È vero per qualunque cosa. Cioè, se tu prendi una posizione culturale feconda e la traduci in modo direttamente in politica, non si sa mica cosa salta fuori. Esatto. Esatto. Adesso ho finito. Giacomo, Oh, vuoi dire sì. qualcosa? Altrimenti pongo un quesito che servirà per... Ah, vai, Federico, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo aggiungere questo, che il pensatore francese Émeric Chopard chiude l'introduzione del suo manuale con la stessa questione che poneva Roberto, cioè lui diceva la geopolitica come disciplina, quindi come sapere scientifico, come disciplina scientifica, deve assolutamente porsi dei limiti, tutto non è geopolitico perché altrimenti si ricade diciamo, nell'imperialismo delle scienze sociali, per cui una deve cercare di spiegare tutto. Questa è una cosa, secondo me, molto, molto importante e anche molto feconda, però. La seconda considerazione, rispetto a quello che diceva adesso Roberto, è che noi purtroppo viviamo nell'epoca in cui il prometeismo sembra aver trionfato, per cui sembra che sia possibile fare tutto e quindi la politica viene riconcepita attraverso questa visione spaventosa, per cui non ha più limiti. La cosa che più sorprende, secondo me, Si per esempio, richiama il tutto è politico in qualche maniera sorpreso, per certi versi, eh. sì, ma Vai, vai. se ci pensate. Anche Mussolini e Gramsci pensavano che in fondo tutto dovesse essere nello Stato o che la società civile in fondo fosse un'emanazione dello Stato. Una E la cosa promozione, sì. incredibile, secondo me, è che dopo decenni di delusioni, illusioni politiche, la gran parte dei giovani con cui capita di conversare ancora oggi
hanno una illimitata fiducia nella possibilità che attraverso la presa dello Stato si riesca a rimodellare completamente la società, il che fa tremare, perché significa non aver appreso assolutamente nulla degli ultimi 2 secoli e mezzo, secondo me. È la donazione della potenza, perché la politica affascina, perché lo strumento della politica è la potenza, e la potenza è l'attributo divino di cui mai nessuno è riuscito a ridere. Questo è il punto. L'onnipotenza, appunto, per tornare a Schmitt, è questo il punto. La politica è affascinante perché il suo strumento è la potenza. Io posso, ho sottolineato quella mancanza nel libro, però è una mancanza necessaria dovuta all'economia, diciamo, della gestione del libro e degli argomenti. Non a caso, perché un mio cruccio è proprio il limite politico e anche di prospettiva che hanno tutta questa pletora, calderone di movimenti che esistono anche in Italia, un po' dappertutto, che in realtà hanno una funzione distruttiva sterile, insomma, i cosiddetti sovranisti e via dicendo, con cui vengono etichettati dalla controparte, diciamo in grosso modo, no? E probabilmente la chiave che permette di superare questo handicap e quindi la formazione di una nuova elite più adeguata rispetto a quella che c'è adesso, che gestisce le cose degli stati, del mondo e via dicendo, è quella che può scaturire tentando una sintesi diversa fra la geopolitica e l'analisi, diciamo, delle dinamiche del conflitto sociale, quindi delle formazioni sociali per come si conformano. Una delle chiavi da cui si può attingere, che è comune sia alla geopolitica nella sua parte migliore che nell'analisi, diciamo, sociale, anche nella tradizione marxista, può essere per esempio quello del ruolo della tecnologia, perché la tecnologia da una parte ridetermina le dinamiche geopolitiche, no? Dall'altra però ridetermina anche la conformazione delle formazioni sociali, anche le gerarchie all'interno, sono la base, oltre diciamo che ai sistemi di potere, via dicendo, che ridetermina le gerarchie sociali e probabilmente anche il conflitto sociale all'interno delle formazioni. E noi sappiamo che in geopolitica conta molto la forza dei centri decisori e la capacità dei centri decisori di costruire delle formazioni sociali all'interno solide che consentano il confronto, diciamo, con le altre formazioni, con gli altri centri decisori. Qui c'è un misto tra la grassa, Freund, Mackinder e via dicendo, no? E forse potrebbe essere questa la dinamica, diciamo, e lo sviluppo che potrà consentire, diciamo, una maturità di approccio alle questioni che faccia superare, che porti via dall'infantilismo e dal radicalismo sterile, diciamo, tutto questo magma che senza prospettive, insomma, probabilità che personalmente mi disgusta anche, devo dire, mi spiace per i tanti ascoltatori, ma per averne vissute per 40-50 anni, insomma. Sono riproposizioni in maniera degenerativa, insomma, di cose che ho vissuto al suo tempo, insomma, in giovinezza. Qualcosina e chiudiamo su questo? Che ci siamo, dai. Io sono a posto. Anche Sono a tu, posto. Federico? Anche tu, Sì, Roberto? io vi ringrazio molto, è davvero un piacere. Quindi, quando vogliamo farci qualche chiacchierata su Schmidt, dintorni, su. Sì, quello è urgente perché Sì. Schmidt Esatto. è un macigno, è un E anche su macigno. Freud, io metterei anche Julian Freud, Sì, però Sjöbrad, sono suoi che con figliocci, mettiamola così. consiglio vivamente a chi conosce il francese il testo, come consigliamo vivamente, Federico, cosa hai scritto adesso? Il libro come si intitola? Ricordiamolo. La geopolitica anglosassone, dalle origini ai giorni nostri, ed è pubblicato da Guerini. Perfetto, allora un saluto Grazie ancora. e alla prossima. Chiudo Alla la prossima. registrazione. Un attimo solo.